Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di essere qui stasera. È una serata particolare perché ovviamente è il sabato prima di Natale e ci sono tre manifestazioni in corso, quindi diciamo che abbiamo scelto proprio il pomeriggio giusto, la serata giusta per affrontare delle tematiche che sono particolarmente importanti e alle quali noi teniamo molto. E inizierei subito, visto che siamo già in ritardo sulla tabella di marcia e alcuni ospiti giustamente hanno poi degli impegni successivi, inizierei subito con Francesco, al quale chiederei di venire qui. Allora, Francesco Canale, in arte Anima Blu. Il microfono si sente. E io l'ho conosciuto da pochissimo, Francesco, grazie a Rossella, che è un insegnante della nostra scuola, Liceo Passoni, Liceo Artistico Passoni di Torino. E niente, è stato un incontro illuminante, nel senso che ci siamo detti, ma vogliamo affrontare la tematica dell'inclusione. Abbiamo provato a scuola, ok, e già ci siamo scontrati, perché con questa tematica inclusione, insomma, è una parola che dice tanto, ci sono tanti significati, ma poi nella pratica ci scontriamo, ad esempio, con le barriere architettoniche, no? La prima cosa, questo circolo è bellissimo, Francesco non può salire sul palco, per cui la sua performance la faremo qui. E i laboratori che sono stati fatti con i ragazzi, perché abbiamo coinvolto due classi a scuola, come sono andati? Giusto per così raccontarci un po' e farti conoscere e capire come hanno reagito i ragazzi e che cosa ti sei portato a casa tu da questi incontri, e poi magari Rossella, che è una dei due docenti che hanno affrontato, no, con la conoscenza di Francesco all'interno della nostra palestra, come è stato questo incontro? Partiamo da qui. Buonasera a tutti, intanto si sente, sì. Grazie mille per l'invito e per l'opportunità di essere qui. Sì, io faccio da diversi anni, faccio dei laboratori esperienziali di pittura con la bocca. Li faccio nelle scuole, chiaramente in un'ottica di inclusione sociale, e li faccio negli ultimi tre anni anche nelle aziende, in un'ottica sia di team building, quindi per rafforzare la coesione dei team e per risolvere eventuali problematiche che ci possono essere all'interno dei team di lavoro, sia anche su tutte le tematiche D&I, cioè Diversity Inclusion, quindi per aiutare l'inclusione di persone con disabilità nel mondo del lavoro, perché non è solamente assumere una persona, diciamo, il fare inclusione, no? Come non è nella scuola includere un ragazzo in una classe e si è fatta inclusione. L'inclusione è qualcosa, è un processo molto lungo, molto faticoso, e spesso, ahimè, viene fatto in modo, con modalità non del tutto corrette, non del tutto efficaci. Nel mio piccolo ho sperimentato il potere dell'arte come strumento di inclusione, nel senso che la mia prima attività, il mio primo lavoro è la pittura. Io all'età di 6 anni, entrando nel mondo della scuola, ho cercato un modo fisico per riuscire innanzitutto a scrivere da solo, perché chiaramente all'epoca la tecnologia non era sviluppata come oggi, e quindi mi serviva proprio un modo fisico per riuscire a scrivere da solo. Poi Rossella non me ne volere, Rossella è un esempio positivo degli insegnanti di sostegno, ma ahimè spesso gli insegnanti di sostegno nelle scuole rischiano di essere un po' una barriera fra il ragazzo e il resto della classe, no? E io a scuola avevo bisogno solamente di qualcuno che mi aiutasse, a una mano fisica, diciamo, tira fuori le cose dello zaino, eccetera, eccetera, no? E quindi racconto questo episodio perché, parlando di scuola e di inclusione, secondo me può essere uno spunto interessante. Io a scuola ho sempre cercato di fare a meno degli insegnanti di sostegno e ho sempre cercato di passare tramite l'aiuto dei miei compagni. Questa cosa io l'ho spiegata da subito agli insegnanti. Gli insegnanti, diciamo che all'inizio non hanno afferrato molto bene il concetto, perché la prima cosa che hanno fatto è aprire il registro e dire: tu Rossi aiuta Canale,
immediatamente in 5 minuti stavo sulle balle a tutta la classe, perché ero diventato quello che bisognava aiutare per forza, no? Quindi ho ripreso un attimo da parte gli insegnanti, gli ho rispiegato un attimino il concetto, l'hanno capito e la mano hanno iniziato a darmela i ragazzi spontaneamente. La cosa bella è che io mi sono reso conto che poi un filo che poi in qualche modo mi sono portato dietro per tutta la vita è che i primi ragazzi che si alzavano a darmi una mano a scuola, in classe, erano quei ragazzi, tutti i ragazzi che vengono considerati difficili e problematici, cioè i classici ragazzi che a scuola fanno casino, non studiano, rompono le balle, eccetera eccetera. Ecco, ogni volta che io spontaneamente chiedevo chi voleva darmi una mano, i primi che si alzavano, ogni volta, siccome io ho vissuto una vita bella particolare, ho cambiato spesso scuola, ho vissuto in tante parti d'Italia, quindi mi sono anche interfacciato con contesti culturali molto differenti, però tutte le volte la scommessa che facevo con me stesso era: vediamo se anche questa volta il primo ragazzo che si alza in piedi è un ragazzo di questo tipo, no? E tutte le volte era sempre la stessa sceneggiatura in qualche modo, no? E cosa succedeva? Succedeva che poi nasceva fra di noi anche una bellissima amicizia, un bellissimo rapporto, nel senso che eravamo come due pezzi del Lego che si incastrano alla perfezione, nel senso che questi ragazzi davano una mano a me da un punto di vista fisico, pratico, quindi semplicemente tirare fuori le cose dallo zaino, mettermi la penna in bocca, queste cose qua, insomma, no? E dall'altra parte però io li aiutavo a essere un attimino più calmi, a studiare un po' di più, ad essere ascoltati. E lì ho scoperto quello che secondo me è un po' il segreto, adesso non voglio dire paroloni, però per quanto mi riguarda è un po' il segreto della vita, cioè il fatto che nella nostra società, ed ahimè la nostra società è molto distante da questo concetto, bisognerebbe cercare il più possibile di mettere insieme persone che hanno problemi e risorse differenti, nel senso che nella nostra società si tende a mettere sempre insieme i disabili con i disabili, ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza con i ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza, le diversità con le diversità. Per carità, è una cosa anche naturale, perché già di natura l'essere umano tende a cercare i suoi simili, no? Su certi aspetti può essere sicuramente positivo, io anche faccio parte di community di persone con disabilità, eccetera, eccetera. Però la cosa è che rischia di rimanere tutto molto sterile, no? Nel senso che rischia di non scattare un meccanismo fecondo. Mettere insieme persone invece che hanno problemi e risorse differenti, come è stato per me a scuola, quindi interfacciarmi con ragazzi che erano diversi da me, che avevano problemi grandi quanto i miei, non fisici ma di altro tipo, e viceversa, scattava un meccanismo bellissimo di autoaiuto e di crescita vicendevole, no? E questo non c'entra con l'arte, però secondo me è un piccolo meccanismo che andrebbe applicato un pochino di più nella nostra società. E poi niente, poi dallo scrivere a scuola sono passato al disegnare, e all'età di 6 anni ho vinto una borsa di studio e sono entrato a far parte dell'Associazione Mondiale dei Pittori che dipingono con la bocca con il piede, che se faccio un po' di pubblicità, se volete andare a vedere il nostro portale, abilityart.it, è un'associazione bellissima che è nata nel dopoguerra, quando c'erano moltissime persone che purtroppo a causa delle bombe sono rimaste senza arti. L'associazione ha iniziato a aiutare persone che dipingevano con la bocca o con il piede, riproducendo i nostri quadri all'inizio su cartoline, perché chiaramente nel dopoguerra non c'era tecnologia, non c'era quello che c'era oggi, ma poi piano piano si è sviluppato e ad oggi è una rete mondiale, cioè in quasi tutti i paesi del mondo. Cioè, quella cosa che mi piace sottolineare a me è che c'è in paesi in cui la disabilità viene ancora considerata un castigo di Dio, e la mia associazione, la VDMFK, dà la possibilità alle persone con disabilità di vivere attraverso un lavoro artistico, cioè che è una roba che a me mi manda ogni volta i matti, nel senso che quanta gente c'è con le braccia e con le gambe che riesce a vivere di un proprio lavoro artistico, pochissimi, no? L'associazione lo fa, quindi mette via la carità, mette via tutte le cose che ancora spesso ci sono, specie in alcuni paesi del mondo intorno alla disabilità, e dà la dignità alle persone attraverso un lavoro artistico. E quindi niente, io a 6 anni ho vinto questa borsa di studio, ho disegnato, il tema era quello della pace, feci un disegno che c'era un mondo racchiuso dentro un grande cuore, lo chiamai Pace a tenere un mondo nel cuore, era un disegno di un bambino, non era niente di che, però probabilmente ci hanno visto dentro qualcosa di buono, e da lì in poi mi hanno dato questa borsa di studio. Io per tantissimi anni ho disegnato senza sapere minimamente cosa stessi facendo, quindi disegnavo giustamente come disegnano tutti i bambini. Poi nell'età dell'adolescenza, avendo scoperto anche altre passioni artistiche come la scrittura, la musica e varie altre cose che sono diventate anche quelle del mio lavoro, nell'età dell'adolescenza
E qui secondo me rientra molto la domanda di oggi, cioè l'arte supera tutte le barriere, l'arte è quello che mi ha aiutato e che mi aiuta tuttora, a tutt'oggi, a salvarmi la vita. Nel senso che nel periodo dell'adolescenza, e poi concludo, che è un periodo difficile per tutti ovviamente, perché ci si scontra con tanti meccanismi, nel mio caso mi sono scontrato con alcuni falsi miti che ancora oggi sono abbastanza presenti intorno alla cosiddetta disabilità, su tutte quelle che sono le tematiche affettive, l'affettività, la sessualità, eccetera, eccetera. Dopo aver ricevuto i classici due di picche che riceviamo tutti quanti, però nel mio caso mi ero, diciamo, convinto che il fatto di non avere le braccia e le gambe sarebbe stato un ostacolo per non vivere una vita come quella di tutti gli altri, quindi non potermi fidanzare, non poter avere delle relazioni. E quindi per la paura di essere respinto mi sono chiuso in me stesso e avevo davvero facevo molta fatica a interfacciarmi con gli altri, soprattutto con i miei simili, diciamo, a livello di età, ecco. E, però paradossalmente è stato proprio in quel periodo, mi ricordo benissimo, in quel caso non era un quadro ma era una canzone, perché una delle, appunto, le mie passioni è scrivere anche canzoni, stavo scrivendo una canzone e ho avuto una sensazione, quasi mi verrebbe da dire una crisi mistica, nel senso che è proprio una sensazione fisica, ero tutto sudato mentre scrivevo questo testo su questa musica e avevo proprio una sensazione fisica delle fiamme, come se avessi delle fiamme dentro che lambivano la mia pelle, no? Ma davvero era quasi una sensazione fisica, e questa cosa in quell'istante preciso ho capito che l'arte era quello che mi aiutava e che mi avrebbe aiutato a rialzarmi e ad alzare la testa, no? Chiaramente l'arte non è uno psicofarmaco, non è una medicina, non è qualcosa che lo prendi una volta e ti risolve tutti i problemi. Anche oggi siamo qui a parlare di arte, faremo arte, però come vedete le barriere architettoniche rimangono, no? Il palco continua a non essere accessibile, perché l'arte è semplicemente uno strumento. È uno strumento che ti aiuta tutte le volte a superare le tue barriere interne, questo secondo me riguarda abili, non abili, disabili, eccetera, eccetera, sia a superare le barriere che ci sono fuori. Però è, come dire, è un fuoco che va alimentato, no? Da solo non risolve le cose così in modo automatico. Però appunto nel mio caso l'arte è stato quello che mi ha aiutato e mi aiuta tuttora quando sto male a rialzarmi, ad avere uno spunto per andare avanti. Poi dopo due giorni starò di nuovo male, però il punto è avere la forza, non è essere sempre felici. Io sono contrario anche a tutta questa immagine che c'è nella nostra società della disabilità, vista come o sono poverini da compatire o sono dei super uomini, super donne, sempre felici, sempre sorridenti. No, un cacchio, nel senso che non è così, no? Quello che manca proprio è il concetto di normalità, ed è quello che voglio passare anche ai ragazzi e che vedo che, insomma, ovviamente io baso molto gli incontri sul dialogo, sul confrontarmi, lascio spazio molto alle domande dei ragazzi e chiaramente già lì scattano dei bei meccanismi. Nel momento in cui però gli chiedo di provare a dipingere con la bocca, lì cadono tutte le barriere, cioè in un secondo viene giù tutto, perché in quell'istante, a parte che per loro giustamente è anche un'attività divertente ed è giusto che sia così, non deve essere sempre visto tutto in modo serioso e pesante, però in quell'istante entrano nel mio mondo, perché il concetto che sta alla base chiaramente non è insegnargli a dipingere con la bocca, perché loro hanno le mani ed è sacrosanto che le usino, ma è provare a mettersi sotto un altro punto di vista, sotto un'altra ottica, sia per entrare in relazione con l'altro, ma anche per entrare in relazione con se stessi, no? Anche quando vado nelle aziende, la domanda che faccio spesso alle persone è: avete sentito il vostro corpo in modo diverso? Avete percepito il vostro corpo in modo diverso? Vi ha comunicato qualche cosa, no? E vengono fuori un sacco di cose interessanti, viene fuori la frustrazione di non riuscire a fare una cosa, no? Tutta una serie di meccanismi interessanti. E quindi, per rispondere alla domanda che mi sono dilungato, perdona, però su che cosa provo con i ragazzi, io vedo che proprio in quell'istante cadono le barriere, e quindi sì, in quell'istante l'arte sicuramente è un qualcosa che aiuta a superare le barriere. Però poi, ripeto, è un fuoco che va comunque sempre alimentato dalla scuola, dalla società, da noi stessi, è un bel lavoro complesso, insomma. Grazie Francesco, grazie per queste parole, per questi messaggi importantissimi,
e penso che siamo tutti d'accordo, no, sull'importanza. Sicuramente l'arte è un veicolo importante, e però è una sfida continua ed è un cammino. Quindi, ma io chiederei, prima della tua performance, se ci sono delle domande. Lo so che è stato un delirio, salutiamo la preside Filomena, la preside del Liceo Berti, e ti racconteremo poi quello che ci ha raccontato adesso Francesco. L'ha terminato, prima di iniziare però la sua performance, io volevo chiedere se ci sono delle domande, perché questo discorso che ha toccato, penso, noi tutti, ci ha suscitato dei pensieri, no? Ci ha suscitato delle emozioni, e quindi sarebbe bello, no? Cominciare da questo, dalle domande, senza timori. Siamo in pochi, ma come si dice, buoni, e siamo qui convinti che l'inclusione sia un tema molto importante, che debba essere affrontato non solo nelle scuole, ma a partire dalle scuole, perché nelle scuole si insegna molto con il nostro esempio e con il credere in determinate tematiche e in come queste possano essere proposte. E conoscere delle persone come te, che comunque delle difficoltà fanno dei punti di forza, perché tu ci stai raccontando come da bambino hai vissuto la scuola che vuole essere inclusiva, ma che in realtà crea delle barriere all'interno, delle barriere ideologiche, delle barriere fisiche e una scarsa attenzione, no? Con dei falsi miti, come ci dicevamo prima. Quindi la preparazione ad affrontare, cioè gli insegnanti, no? Tu parlavi prima degli insegnanti di sostegno, è vero, ci dobbiamo formare tutti e dobbiamo superare prima le nostre barriere interne, no? Le nostre paure nell'avvicinarsi a delle diversità che sono tante, no? Con Francesco, quando ci siamo conosciuti, abbiamo detto: ma siamo tutti diversi, no? Anche la persona, no? Nel momento in cui aspetta un bambino ha un corpo diverso, nel momento in cui è obeso ha un corpo diverso, cioè abbiamo tante diversità. Quindi affrontarle come? L'arte è sicuramente un mezzo, no? E siamo qui per parlarne e per vedere insieme a te come. Però ci sono delle domande che sono, o ce le riserviamo per dopo? C'è qualcuno che vuol fare delle domande adesso? Ce le riserviamo per dopo. Allora, intanto presento Fabrizio Vespa. Ah! Lo so che sono partita in quarta, perché io non sono abituata a improvvisare. Avevamo organizzato tutta un'altra cosa, ci aspettavamo anche dei ragazzi, ovviamente, però la manifestazione, le manifestazioni, perché sappiamo che sono, a me hanno detto tre manifestazioni, tutti pullman deviati, quindi sì, mezzi deviati, tutto bloccato, il centro, quindi è sicuramente, come dire, una serie di eventi che ci porta ad avere così un pubblico ridotto, però siamo qui per parlarne, crediamo che questa tematica sia importante. Abbiamo iniziato con Francesco e Francesco adesso ci proporrà una performance, no? Quindi come ci attrezziamo? Sì, no, in realtà la performance in questo caso non la farò io, ma la farete voi, perché quello che vi chiedo, se vi va, abbiamo adibito un piccolo spazio, è di provare a dipingere con la bocca, esattamente come faccio io. Io, se volete, vi do qualche piccola indicazione tecnica, semplicemente su come tenere il pennello in bocca. Naturalmente i pennelli sono disinfettati, sono monouso, quindi non morirete, tranquilli. Sono nuovi, rassicuriamo tutti. Quello che vi chiedo, appunto, se vi va, chi va, di provare a dipingere con la bocca e provare questa esperienza che io faccio appunto con i ragazzi e con le aziende, ma anche appunto in eventi, proprio per lasciarvi la possibilità di vivere questa esperienza e di entrare in connessione con quello che in qualche modo questa esperienza vi trasmetterà. E poi, se avete piacere, dopo che avete fatto l'esperienza, ci raccontate Che cosa avete provato, se vi ha insegnato qualcosa, se non vi ha insegnato nulla. Non per forza deve essere un insegnamento, è semplicemente un'esperienza. Beh. Chi inizia? Alberta, ok. Io ti aiuto. Dal pubblico, bene. Ci avviciniamo. Sia questi colori. Fabrizio, mi tieni il cuore verde.
che ho realizzato. Sì. Cuore verde, speranza, un cuore grigio. Chi ha provato l'esperienza e vuole venire qui a raccontarci che cosa ha provato? Siamo bene. Allora, premetto che io sono arrivata qua per caso e sono stata invitata. Ho visto che era l'Istituto Passoni, io ho frequentato quando ancora non si chiamava neanche Passoni, si chiamava Istituto Statale d'Arte per il Disegno di Moda del Costume, e ho trovato una cosa così interessante che ho voluto provare. Ho raccontato a Francesco che io quando ero bambina i miei nonni compravano queste cartoline dipinte da persone che non avevano le mani o le gambe, e mi sono sempre chiesta, ma chissà cosa... Com'è? Poi ho detto, ma sarà mica tanto difficile, visto il risultato, pensavo, dopo un po' con la bocca ce la fai, se insisti. E invece poi ci sono tutte queste cose intermedie, che non sono solo la questione del pennello, è proprio anche pulire il pennello, asciugare il pennello, ripartire con un altro colore e quindi rallentare il tutto proprio. È quello che stavo dicendo proprio a lui, che la cosa importante è proprio trovare le pause giuste quando si fanno le cose, iniziare, fermarsi, rivalutare e andare avanti così. Infatti gli dicevo proprio il discorso che lui faceva di questi ragazzi disadattati che l'hanno aiutato più di quelli per cui tutta la vita era semplice, facile. Probabilmente sono dei ragazzi che conoscono meglio le difficoltà e non hanno trovato probabilmente i tempi e i momenti giusti per fare le cose, perché nelle scuole trovo che molte volte viene richiesta la stessa performance a tutti quanti negli stessi tempi, negli stessi modi. Io ho un figlio dislessico, per esempio, e mi veniva detto... è normale che dobbiamo fare 4 caratteri in prima elementare a ottobre, ma lui non riusciva a fare 4 caratteri e quindi, cioè il corsivo, lo stampatello, il maiuscolo, il minuscolo, quindi ognuno ha i suoi tempi e poi dopo ci si arriva comunque se uno vuole. Posso chiederti a livello fisico se hai provato qualcosa di diverso, se... in bene in male? Ma ero emozionata che quasi quasi tremavo anche un pochettino. No, fisico, sì, mi devo concentrare, perché magari avere un pennello in bocca ti può creare anche un po' di senso di fastidio, che pensi magari adesso mi cade. In effetti mi è caduto e ho macchiato il tavolo. Fisicamente, cioè man mano che vedevo che la cosa poteva andare, mi sono concentrata, perché all'inizio mi veniva la macchia grossa, ho capito, no, devo mettere più delicatamente, devo scendere con la testa più delicatamente. Poi ha fatto un disegno spettacolare, fai vedere il disegno. Ah, è spettacolare, ha fatto male. Con la bocca, questa è la prima volta. Ho capito che schiacciando il pennello veniva una specie di foglia, perché la prima cosa erano macchie e invece se lo schiacciavo più lentamente veniva la foglia. È venuta da sola la foglia, non l'ho fatta io, è uscita dal pennello. Comunque niente avviene a caso, giusto per... Sì, è vero, penso anch'io. Sono veramente contenta, perché se no non avrei mai provato in vita mia a dipingere con la bocca. Invece sono arrivata qua per caso. Grazie. Grazie a te. Chi viene, Alberta? Al di là del fastidio un po' all'inizio, perché comunque non sei abituata, probabilmente più lo fai più riesci a metterlo nella posizione giusta, io invece che non sono capace a disegnare niente, cioè quindi c'era una vergogna, quando io disegno dico sempre scusate non sono capace a disegnare, la sensazione che ho avuto è stata di libertà. Bello. Nel senso, non importa come viene, è già un successo solo perché sono riuscita a mettere il pennello e ho tirato fuori un colore. E vedere quello che in realtà ho disegnato, che forse ho disegnato meglio che con una matita, mi ha riempito di soddisfazione personale. Quindi io ti ringrazio per avermi fatto provare un'esperienza come questa. Grazie a te di cuore. Grazie. Qualcun altro qui? Claudia? Grazie, un po' diversa, perché io ho provato frustrazione. Ok,
Allora, io ho provato frustrazione, infatti non ho preso neanche il foglio, sono scappata via. E però, mentre parlava la prima signora, ho pensato a questo. Io insegno al Passoni anche, e quindi un istituto, un liceo artistico, una scuola superiore. E lei si lamentava del figlio dislessico alle elementari. Pensiamo se io dopo neanche un secondo sono stata così frustrata, a cosa devono sentire loro in classe dopo tanti anni. E... Posso farti una domanda? Certo. Da cosa era dovuta la tua frustrazione? Beh... mi uscivano solo dei trattini, delle macchie marroni, poi ho buttato giù il bicchierino, quindi non sapevo proprio cosa fare. Era una difficoltà che tu sentivi con te stessa, o era per la paura di fare magari una brutta figura verso gli altri? No, con me stessa. Beh, ci sta. Allora il fatto che escano anche questi sentimenti di frustrazione, secondo me è una cosa naturale, giusto anche che escono, perché comunque, ripeto, l'esperimento, così possiamo chiamarlo, è proprio quello di entrare in connessione con se stessi anche, no? E con le sensazioni che magari inaspettatamente vengono fuori. Dopodiché la cosa bella, secondo me, è che è giusto, ci sta che una persona, fra virgolette, scappi di fronte alla frustrazione. Quello che io chiedo sempre alle persone è se ti va di riprovarci, di provare ad andare oltre la propria frustrazione e provare comunque a mettersi in gioco, che non è per forza obbligatorio, però l'esperienza, secondo me, deve aiutarti proprio anche a entrare in contatto con la tua frustrazione, guardarla in faccia e non scappare, ma rimanere. Ci riproverò, magari in un'altra occasione, ma o a casa, ma ci riproverò. Grazie. Grazie mille. Grazie Claudia. È una tosta Claudia, quindi sicuramente ci riproverà. Filomena? Io come Roberta ero serena, perché partivo dal fatto che con le mani non avrei fatto meglio. E quindi ho avuto la soddisfazione comunque di riuscire a esprimere quello che volevo, no? Disegnare un prato in una giornata di sole con un cielo un po' scuro, però comunque azzurro. E la sensazione invece per me è stata di soddisfazione comunque, perché appunto se avessi anche utilizzato le mani penso che sarebbe venuta fuori una cosa del genere. E però l'altra sensazione bella è di comunque essere riuscita ad esprimersi, al di là che io abbia usato la bocca, le mani o qualsiasi altro. Quindi fisicamente un po' di fatica a non prendere il pennello con le mani, a dover tenere ferme le mani, quello sì. Grazie mille. Michael? Ok, io sono andato sull'astratto, questo è poco ma sicuro. Allora, ho preso il pennello e io disegno di solito, e dipingo anche, quindi più o meno so cosa, le sensazioni, no? Però c'è stata quella diversità in più del fatto... appunto del pennello, che comunque era una cosa, una sensazione in più proprio dal punto di vista fisico, del doverlo tenere in bocca al posto della mano. E io avevo un'idea in testa di un disegno che volevo fare, poi ho messo il pennello e ho detto non è fattibile, quindi ho detto perché sprecarlo, e quindi è venuto questo. Bello. Si fa ciò che si può. È giusto, questo è anche uno dei concetti che mi piace passare. Ma io stesso, guarda, che quando dipingo
parto dipingendo con la bocca, parto con un'idea, poi fa cagare, perdonatemi il termine, esatto. E la cambio in corso dopo, no? È questa società che ci vuole performanti al 100% e che tutto deve uscire esattamente come l'abbiamo immaginato. In realtà, secondo me, è la cosa bella. E l'arte è la cosa... Io dico sempre che, almeno nel mio caso, l'arte spesso va per conto suo, no? Cioè il quadro, esatto, ha una vita sua. Mm-hmm. E quindi è bello che esca anche questo tipo di sensazione, insomma. A parte che, se posso dire, adoro la tua giacca e i tuoi anelli, cioè, hai uno stile bellissimo. Grazie. La vita, certo, assolutamente sì. Grazie a te. Grazie Michael. Il mio cuore, dai. Ah sì, allora, anche. Facciamo così. Allora, io non avevo un'idea precisa, ok? Quindi ho iniziato perché mi piace sperimentare cose nuove. E quindi non avevo idea di che cosa volessi fare. Ho detto, boh, ci provo. Poi ho iniziato con un puntino. Certo, la sensazione fisica di tenere il pennello in bocca, ovvio, c'è. E poi io ho pensato, un cuore verde, perché avevo il verde a disposizione, non perché. Avevo il verde a disposizione, ma mi piace pensare che sia un cuore, ecco, che poi regalerò a Roberta, che fa collezione di cuori. L'ho fatto solo tenere a Fabrizio, ma in realtà poi è per Roberta, che fa collezione di cuori. E mi piace pensare che sia speranza, che racchiuda tante cose. Io sono una romantica. Bisogna essere sempre romantici. Poi è bello perché hai fatto un cuore, spesso vengono fatti i cuori, però la gente spesso li fa a tratto unito, cioè invece questo stile è molto divisionista, devo dire che è molto interessante come formula. Mi semplifico la vita, ho scelto un solo colore, ho fatto una forma semplice e quindi diciamo che... Ok, mi sono messa in gioco, ma fino a un certo punto. Poi ho detto, ma no, il cuore è bello, sì, ok, fermiamoci qui. Così, tranquilla. Ma grazie veramente, no, Francesco? Grazie per averci aiutato e guidato in questo percorso e per le emozioni che... Grazie a voi per esservi messi in gioco, perché non è semplice, insomma. Molte persone non lo vogliono fare, hanno paura a farlo, e quindi mettersi in gioco e provare è tanta roba, insomma. Quindi vi ringrazio io a voi per esservi messi in gioco e per l'opportunità. Beh, ma intanto poi ci teniamo le domande, andiamo avanti col percorso di oggi pomeriggio, e poi ci teniamo le domande in serbo, perché sicuramente ce ne sono, va bene? Grazie, grazie veramente. Abbiamo Ayub, giusto? Allora, riprendiamo le fila del discorso della scuola che vorrei. Stiamo affrontando un tema estremamente interessante, grazie anche a questa performance, a questo lavoro collettivo con Francesco. Quindi entriamo direttamente nel vivo dell'argomento con un altro ospite. Quindi chiamo Ayub Mussaid, prego accomodati, che è animatore socioformativo e formatore e anche mediatore culturale, possiamo dire. Comunque Ayub è tante cose. Tra l'altro ci siamo ritrovati oggi, ci eravamo conosciuti online, in remoto, per un'intervista relativa a un progetto che abbiamo fatto con Cifa Onlus rispetto ai discorsi d'odio, e quindi con lui abbiamo registrato un podcast che poi è disponibile su una piattaforma che aiuta a contrastare i discorsi d'odio, che si chiama Hate Trackers. Quindi in realtà ci siamo conosciuti virtualmente dalla prima volta che ci incontriamo. Ayub lavora con il Museo Egizio, ma e poi svolge anche tante altre attività. Tra l'altro ha un percorso anche di vita che mi aveva raccontato all'epoca, molto legato all'arte. Per esempio, quando tu andavi a scuola, se non sbaglio, aiutami, dimmi se sbaglio, appunto, il teatro ti ha aiutato molto,
per superare tutta una serie di pregiudizi, di ostacoli che incontravi nell'ambiente scolastico? Infatti, intanto grazie, ciao a tutte e a tutti. Ecco, l'arte e l'inclusione. Mi riporta a quello che ci siamo detti un po' di anni fa, no? Nel 2003 arrivai in Italia proprio a Savigliano, provincia di Cuneo, e ancora non parlando la lingua, giustamente mi sono inserito in alcuni corsi, di cui anche comunque una scuola superiore. All'epoca avevo iniziato a fare l'istituto per geometra. E nel frattempo è arrivata l'occasione di iniziare un percorso teatrale. E ho detto, ma io non so parlare, quindi come faccio a fare teatro? Nel senso, come si fa a salire su un palco senza saper dire una parola in italiano? E lì ho capito che si può fare, perché attraverso il teatro si può fare tutto. Attraverso il teatro non serve a volte nemmeno la parola, perché una volta che si sale sul palco ci si può esprimere in tanti modi, in tante forme, a volte anche attraverso il corpo, attraverso gli occhi, attraverso i gesti. E quindi lì ho iniziato un percorso teatrale che ho portato fino ad oggi, quindi sono circa 20 anni di teatro, e oggi addirittura faccio il regista teatrale, quindi di solito faccio sempre la battuta, i registi sono, cioè chi fa il regista di solito è un attore fallito, e quindi giustamente io, sapendo che a un certo punto non ce la facevo a recitare, ho detto dai, andiamo a fare il regista. E l'ho raccontato perché in quel momento io mi sono sentito incluso, e forse la prima volta che mi ero sentito incluso era in un gruppo teatrale, perché purtroppo, per chi conosce il contesto, nella provincia di Cuneo l'inclusione, soprattutto all'epoca nel 2003, nel 2004, ero l'unico ragazzo di origine straniera a scuola, e quindi l'inclusione era una cosa molto difficile. Infatti in quinta superiore io mollai proprio la scuola, nel senso che ho deciso di andarmene, perché dopo tanti episodi di razzismo, di discriminazione, anche dagli insegnanti stessi, no? Non erano molto pronti, credo, a... Poi, giustamente chi si ricorda il 2003, vabbè, a Torino forse è diverso, però nella provincia di Cuneo veramente eravamo in pochi, e a volte si andava secchi con alcune battute. Ancora io mi ricordo che mentre li facevano a me, li facevano ancora al mio compagno meridionale, quindi in realtà era ancora forte quel razzismo verso nel 2003. Adesso un po' le cose sono cambiate, perché giustamente sono passati un po' di anni, 20 anni, però continua comunque il problema. Detto ciò, giusto per entrare nel merito, ecco, attraverso il teatro ho iniziato questa cosa, no? di sentirmi dentro un gruppo, di partecipare a un gruppo, di lavorare insieme a un gruppo e di potermi esprimere davanti a un pubblico, che è una cosa che era indispensabile, nel senso che io mi vergognavo anche di, visto che parliamo dell'ambito scolastico, di andare alla lavagna a scrivere qualcosa, diventavo rosso, non mi veniva più niente, perdevo, e lì anche, è forte anche questa cosa, quanti di noi sono pronti a andare alla lavagna, a fare, ci chiedono la stessa cosa alla classe, quando poi la classe è fatta di persone diverse, no? Di sensibilità diverse, di capacità diverse, e quindi questo accesso alla possibilità di fare la stessa cosa nello stesso modo non è sempre facile. Lì poi, dopo un po' di anni, ho capito che devo cambiare zona, devo cambiare città, e quindi mi sono trasferito a Torino. A Torino mi sono trasferito dopo aver iniziato un percorso di un altro tipo, perché una volta mollati gli studi in quinta superiore, immaginate, a qualche mese prima di prendere il diploma per geometra, ho capito che in realtà dovevo fare qualcosa di diverso, e allora ho iniziato a fare queste formazioni Erasmus Plus, gli scambi internazionali, ho iniziato a fare anche
anche quelli nazionali, e ho iniziato a imparare un po' quello che è un po' il teatro, no? L'educazione attraverso le metodologie non formali, no? Quelli non, cioè non la, la formazione in cui tutti ascoltano, tutti imparano, ma tutti facciamo, tutti impariamo e soprattutto tutte e tutti riusciamo a, a imparare facendo qualcosa. Poi nel 2020, proprio nel giorno in cui ci hanno detto dovete stare a casa perché è iniziato il Covid e il lockdown, noi abbiamo fondato un'associazione di promozione sociale che si chiama In Mente Itaca. Proprio in quel giorno abbiamo creato un gruppo WhatsApp e abbiamo detto iniziamo a lavorare, appena ci lasciano uscire da casa andiamo a rendere le cose un po' più concrete, quindi all'Agenzia delle Entrate. Perché abbiamo creato quel gruppo? Perché nel momento in cui è proprio ci hanno chiesto proprio di escluderci, di chiuderci in casa e di non vedere più nessuno e di mettere i muri, no? Barriere di comunicazione, di incontro. Noi invece abbiamo deciso di vederci tutti i giorni online e di iniziare un percorso di tutela, perché poi l'esclusione è il male assoluto che può incontrare una persona e sappiamo benissimo che porta a molte cose, di cui anche il suicidio, no? L'esclusione è una cosa che solo chi l'ha vissuta e sicuramente siamo tutti disposti a viverla in qualche modo per tanti motivi, no? Prima si parlava con Francesco, ma poi in realtà poi uno di noi, una di noi purtroppo in questa società, in quanto di origine straniera, in quanto a volte anche il fatto di essere donna, no? Viviamo in una società comunque che spesso è pronta anche ad escludere e ad escluderci. Detto ciò, è giusto per essere il più veloce possibile, fondiamo questa associazione. Iniziamo questo percorso che poi a un certo punto è riuscito a portare dei frutti, perché in poco tempo siamo riusciti e sono passati adesso 3 anni, a creare qualcosa di meraviglioso qua a Torino. Quindi negli ultimi 3 anni abbiamo sempre partecipato attraverso dei progetti a tutte le colle, i bandi sull'antidiscriminazione a Torino e in città metropolitana, e l'abbiamo sempre vinti. Abbiamo portato moltissime iniziative sull'antirazzismo e l'antidiscriminazione. Abbiamo fatto circa 7 spettacoli teatrali, sempre stati gratuiti verso il pubblico, e abbiamo incluso migliaia e migliaia di persone anche attraverso delle interviste online. Siamo stati a nostra volta inclusi in altri progetti online per anche diffondere quell'educazione all'inclusione, ma anche al non odio e tutto quello che riguarda l'hate speech. L'associazione è riuscita a fare tantissime cose, di cui anche andare nelle scuole e a lavorare sull'educazione ai diritti umani. Perché? Perché In Mente Itaca in realtà nasce proprio per educare, sensibilizzare, formare e informare sui diritti umani. Ci siamo addirittura iniziato formandoci tra di noi, perché volevamo essere comunque allo stesso livello e poter portare qualcosa in più nelle scuole. Siamo una realtà fatta di 80% con background migratorio, altre persone no, però la cosa molto carina di questa associazione è anche il fatto dell'età, quindi siamo quasi tutti under, no, tutte sono under 35 tranne me, che ho 36, quindi sì, sono tutti giovani tranne me, e quindi siamo comunque un'associazione fatta di persone giovani che cercano di fare la differenza. Oggi lavoriamo molto, e mi ricordo molto bene anche con Giovanni, abbiamo fatto un percorso nelle periferie di Torino, però il destino ha voluto che lavoriamo con le elementari, le medie delle periferie, che lavoriamo con l'istituto sociale, che è una scuola privata, che lavoriamo dentro il CPA, che è la scuola per adulti, che andiamo nelle scuole superiori, e quindi in realtà stiamo lavorando nelle scuole a 360 gradi partendo proprio dalla tematica dei diritti umani, toccando tutte le tematiche che poi si intersecano con essi, perché poi oggi si parla di inclusione, ma la settimana scorsa eravamo a
strambino. Perché? Perché ci hanno chiamati perché è successo quello che succede purtroppo spesso nelle scuole. C'era un ragazzino bullizzato, discriminato, fotografato in bagno, le sue foto sono diventate virali, c'era un'altra situazione di discriminazione razzista. Purtroppo la scuola è uno dei posti in cui è difficile veramente non trovare situazioni di esclusione e in cui c'è bisogno di tanto lavoro. A volte gli insegnanti purtroppo non riescono ad agire davanti a certe situazioni. Perché? Perché non è facile, prima di tutto, e a volte non c'è anche gli strumenti per poterlo fare. E di conseguenza è stato molto importante che ci hanno coinvolti, è stato molto importante sentire che non era il problema solo quello che è successo, ma il problema era veramente al 80-90%, perché finché abbiamo chiesto poi a fine incontro di far scrivere ai ragazzi e alle ragazze le cose che hanno voluto dire ma non l'hanno detto, l'80% aveva scritto che si sente discriminato, si sente escluso, si sente solo, si sente perso, e che non poteva dirlo. Non poteva dirlo perché diventava ancora più esclusa, ancora più discriminato, perché poi gli veniva puntato il dito. Quindi abbiamo capito che c'è molto lavoro da fare e la speranza è quella di poterlo continuare a fare perché ce n'è veramente bisogno. Chiudo, giusto per essere il più veloce possibile. Io e la mia collega che prima era qua, poi ha dovuto scappare a casa per un problema, insieme lavoriamo molto nei CPA, no? Quindi nell'educazione per adulti. Io da quest'anno sono diventato ambasciatore dell'educazione per adulti per l'Erasmus Plus in Dire, e quindi ho iniziato a fare anche un percorso che mi aiuta un po' a conoscere la situazione, cioè come viene vissuta l'educazione per gli adulti, no? In Italia, in Europa, ma soprattutto anche a Torino. E per fortuna noi adesso lavoriamo nei CPA 1, nei CPA 4, nel CPA 3, e quindi riusciamo a parlare con quelle persone che in questa società sono arrivati perché hanno dovuto percorrere un percorso di migrazione, e che a volte con loro, parlando di diritti umani e quindi dei propri diritti, vediamo che veramente sentono molto che l'inclusione spesso è una parola che viene detta, ma poi è stato detto prima anche da Antonella, no? È difficile, perché poi l'inclusione sembra una cosa, invece è tantissime cose, e l'inclusione non è solo un tema che riguarda una categoria di persone, ma poi parlando anche con queste persone che come i miei genitori hanno dovuto fare un percorso di migrazione, poi ti raccontano anche dei loro figli, no? Figli nati qui, cresciuti qui in Italia, ma poi sono esclusi in questa società perché poi non li riconosci in quanto nativi, in quanto italiani, e quindi anche le leggi a volte sono esclusivi. Quindi quando parliamo di inclusione parliamo di moltissime situazioni in cui serve intervenire socialmente, quindi attraverso noi, nelle scuole, attraverso l'istituzione, ma soprattutto anche politicamente parlando. E l'inclusione arriva e deve essere una questione politica. Noi a volte spaventa questa parola, no? La politica, però la politica la facciamo oggi anche qui, la politica è una scelta, la politica è partecipazione, la politica è tutto, e a scuola soprattutto bisogna iniziare a fare questo tipo di politica. Chiudo qua, giusto per non essere vago, poi se ci sono domande io sono qui. Grazie Ayub. Grazie per questo messaggio di speranza, no? Nato proprio in un momento critico in cui, appunto, come hai ribadito tu, ci chiudevano, ma noi ci siamo aperti. Ci siamo aperti e abbiamo voluto andare oltre quelle che sono le barriere, no? E quindi è un messaggio di speranza. Il fatto che tu lavori nei CPA, che è un mondo che io conosco, e soprattutto il CPA 1 dove sono stata, che ha la sede anche carceraria. Quindi mi chiedevo se vai anche nella sede carceraria. Allora, in realtà abbiamo fatto la proposta quest'anno e ci hanno detto che è molto difficile, come pensai, e che
però bisogna arrivare pronti, perché anche lì ci sono moltissime difficoltà, e entrare lì per non fare altri danni, per non essere causa di problemi per i ragazzi, soprattutto perché lavorano con i giovani, con i minorenni, quindi per non essere un problema ma essere un valore aggiunto, noi abbiamo deciso proprio di andare con calma e veramente vedere bene dove noi riusciamo ad entrare, a fare, a dare comunque anche un messaggio di speranza a volte, senza, perché poi noi andando nei CPA in realtà portiamo l'educazione ai diritti umani, ma parliamo di disuguaglianza sociale, parliamo di parità di genere, parliamo di cittadinanza attiva, parliamo di violenza, quindi tocchiamo alcune tematiche, però per toccare tutte queste tematiche noi partiamo dalla Carta Universale dei Diritti Umani, dalla Costituzione Italiana, e quando si parte da questi la paura è, c'è la paura, la cosa forte è che poi parli con delle persone in cui alcuni articoli della Carta Universale dei Diritti Umani sono solo articoli scritti sulla carta per loro, che purtroppo non sono applicati, quindi la questione difficile per noi è che quando si affrontano alcune tematiche bisogna anche saper un po' dare speranza, ma anche essere concreti e sinceri nel dire che c'è ancora molto lavoro da fare. In carcere abbiamo pensato forse più che, perché portare questa tematica in carcere significa anche mettere in discussione moltissime cose, il carcere per esempio, no? E i CPA. Per esempio, no? ICPR, scusami, ho detto ICPR, ICPR, vedete? ICPR, per esempio, sono altri carceri, no? E quindi portare la tematica dei diritti umani e della Costituzione vuol dire anche mettersi in discussione e mettere in discussione i nostri valori su cui è basato questo paese in cui tutte e tutti apparteniamo. Quindi. Grazie veramente. Grazie per questa testimonianza, Ayub, soprattutto anche giustamente alla fine hai fatto notare il peso politico anche di queste affermazioni, che sarebbe poi l'altro livello da affrontare. Noi andiamo avanti, grazie ancora. E questa volta ritorniamo nelle scuole per vedere appunto poi le esperienze che i ragazzi hanno fatto rispetto al tema dell'inclusione. Lo vediamo in due licei, quindi... Partiamo dal liceo Berti con il progetto I come inclusione. Dovremmo parlarne con la professoressa Giuliana Secchi, con un'altra professoressa con un'altra docente, ok. Con la professoressa Baracco e con Michael. Abbiamo un altro microfono? Ah, ecco. Grazie. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Solo alcune slide perché volevo lasciare alcune, anzi volevamo, perché questo lavoro l'abbiamo fatto io e la mia collega Giuliana Secchi, che ci occupiamo proprio di lei, funzione strumentale per l'inclusione, io referente per l'accoglienza, il benessere e l'orientamento. Allora, alcune parole chiave da lasciarvi così, un po' come eredità. Allora, per parlare di inclusione si parla di accoglienza, perché prima si accolgono le persone e poi al limite si arriva ad includerle. Allora, accogliere significa creare aggregazione. Allora, io mi occupo anche di teatro, sono la referente dei gruppi teatrali con un'altra collega. Creare aggregazione significa, come quell'immagine che c'è lì, non fare niente di particolare, non dare dei testi da imparare, ma unire mani, unire corpi, unire menti. Accogliere significa ascoltare. Nei gruppi di teatro ci si ascolta. Nel nostro gruppo, e tra l'altro ci sono due gruppi da noi, quello del biennio, ma quello a cui mi riferisco in particolare è quello del triennio, che ha anche un nome un po' particolare, si chiama Même pas peur, che perché? Perché è nato proprio all'indomani dei fatti del Bataclan. Proprio una settimana dopo io ero stata a Parigi e mi aveva colpito il disegno, per tornare ai disegni dei bambini che a volte hanno dei messaggi molto profondi, con un disegno di un bambino che abbracciava i genitori e i genitori dicevano même pas peur, che è un po' il modo di dire io non ho paura, ce la faccio, sono grande. E allora abbiamo detto chiamiamolo così questo gruppo, perché non deve aver paura di accogliere e di ascoltare tutti.
un gruppo e l'accoglienza, però deve tener conto anche dei vissuti degli altri. E anche, diciamo, aprire la strada verso una nuova vita, che è anche una nuova fatica. Si diceva prima, si impara a fare fatica, no? L'esperienza di fare qualcosa, come chi ha provato con il pennello nella bocca, che ha creato fatica, frustrazione, ma anche benessere. Quindi fare teatro a scuola significa accogliere, ascoltare e tenere conto dell'altro così com'è, senza farsi tante domande. La scuola quindi diventa un luogo di espressione. Il teatro non è soltanto parola, ma è corpo ed è pensiero. La parola è quello, se noi pensiamo al teatro solo come parola, andiamo a ripetere cose dette da altri, anche con le nostre emozioni, non dico che sia negativo in un altro modo. Se invece con il teatro si vuol fare inclusione, bisogna fare in modo che tutta la persona entri a contatto con gli altri. Però mi veniva in mente che anche altre esperienze di tipo artistico o anche in senso lato possono essere inclusive. Per esempio il giornalino della scuola. Tante scuole hanno i giornalini, noi ne abbiamo uno che già dal titolo dice tanto, si chiama L'Eclettico Berti. Il giornalino anche qua è parola, è riflessione, ma è confronto. Ti devo far entrare, no, nel mio gruppo, che poi diventa il gruppo che è espressione di tutti, se dobbiamo comprenderci e lanciare un messaggio. E poi sono i laboratori artistici, dove non c'è soltanto il mio vissuto, ma il mio vissuto diventa gesto e questo gesto plasma la materia. E allora, per esempio, i quadri che noi abbiamo a scuola rappresentano, anche senza i nomi sotto necessariamente, ma rappresentano il percorso inclusivo davvero di chi li ha fatti, perché adesso fanno addirittura parte dell'arredo scolastico. Ne fanno, sono in qualche modo dei pezzi, no? Materiali, proprio plastici, che fondano la scuola stessa. La scuola quindi con l'arte diventa una sorta di contenitore dove si impara ad accettare la frustrazione e il dolore, i limiti, i paletti, che possono essere quelli che tutti noi abbiamo, ma possono essere per qualcuno qualche paletto e qualche limite in più, fisico, mentale, familiare, linguistico, ce ne sono tantissimi. È il luogo dove si sperimenta il confronto, l'abbraccio anche proprio fisicamente, con figure di riferimento stabili, con i compagni, i docenti, ma è anche il luogo dove si accetta di cadere. Cioè, includere qualcuno non vuol dire tu devi stare bene sempre, io devo essere, appunto, mi veniva in mente proprio quello che diceva Francesco, no? Non devo istituzionalizzare il rapporto con l'altro, tu adesso lo aiuti perché lui è più fragile. No, io accetto anche di non avere nessuno che mi aiuta in qualche momento, e questo imparo ad accettarlo, no? Imparo ad accettare la frustrazione. Si accetta di cadere, ma si accetta anche di rialzarsi, no? E lo si può fare appunto attraverso molte cose. Il fallimento è quando invece non si fa rete fra le scuole, quando non ci si aiuta, quando con le famiglie non ci si capisce, oppure quando la famiglia non accetta la fatica del ragazzo. Deve avere degli amici in classe, ma da quando si può obbligare qualcuno ad essere amico di un altro? E quando non ci si sofferma a capire che c'è una discontinuità fra star bene e star male, che la vita è fatta di momenti discontinui, di bene e di male. E invece la scuola e l'arte nella scuola in particolar modo rende facile il successo, perché fa sì che la scuola diventi un luogo affidabile, un luogo ma anche prevedibile. Io so che il martedì alle 2:30 c'è il gruppo di teatro, ci vado, oppure c'è il gruppo d'arte, e so che ho uno spazio per me dove sono me stesso. Diventa in qualche modo un successo quando si dialoga con la famiglia, e che ci viene a vedere, che magari scopre che il proprio figlio è un grande. Mi viene ad aggiungere anche un grande, magari ha fatto niente di che, ha solo corso intorno su un palco, però quella corsa aveva un significato. E mi viene da dire anche per i docenti, no? Negli anni, primo anno che abbiamo fatto il laboratorio di teatro, che io ho ereditato da una collega,
sono venuti due docenti a vederci. L'anno dopo erano già una decina, l'anno scorso penso che una delle due repliche fosse piena soltanto di docenti della scuola, che mi dicevano: io non l'ho mai visto così questo ragazzo. Oppure: ma quest'anno non avete HC nel gruppo? No, ce ne sono cinque. A quali erano? Ecco, io credo che questo sia forse il modo migliore per dare significato a un dolore, perché essere o sentirsi diversi, a ragione, a torto, non ha importanza, può essere un dolore, ma può essere anche una partenza per qualcosa di grande. Grazie. Grazie. Diamo la parola a Michael. Okay. Buonasera a tutti, sono Michael Sblendori, un ex studente del liceo Berti. E sono qui più che altro per condividere la mia esperienza, quindi in modo personale, perché ovviamente tutti nell'inclusività siamo diversi. Io ho bisogno da persona che ha dei certi appunto bisogni di cose diverse rispetto ad un'altra persona. Dunque, sono un uomo che non è nato come tale e già da qui di solito si notano i primi sguardi, i primi pensieri, le prime psicoanalisi, le persone che iniziano a guardarmi e dire ma... Ed è giusto, perché io penso che la curiosità sia umana, ma anche rispetto deve esserlo. Dunque, io rispetto l'ho trovato davvero dappertutto nella mia scuola, a partire dal dover dire ai miei professori che effettivamente avessi un nome che, o comunque di riferirsi a me in un modo che non era quello che è sui documenti d'identità. Che per fortuna ma adesso c'è il modo dell'hacker alias, non so se sapete cosa sia, ma è un metodo per avere le documentazioni e sul registro elettronico appunto il proprio nome scelto e il genere di cui si sente d'appartenenza. Io personalmente non sono riuscito a farlo perché c'è bisogno o di essere maggiorenni o di un consenso dei genitori, che non ho avuto. Ma nonostante ciò ho avuto l'opportunità di partecipare a dei corsi come quello di teatro, quello artistico, perché ho fatto entrambi, da Michael, fin dal primo momento. E una cosa che io personalmente ho cercato in realtà era la non disuguaglianza rispetto agli altri. Quindi io non volevo ovviamente essere escluso da persona transgender, ma allo stesso tempo non volevo essere valorizzato o diciamo molte volte anche favorito per questa mia caratteristica. Volevo essere diciamo giudicato da un punto di vista di ciò che facevo, non ciò che ero, perché è un po' questo l'arte ed è un po' questo la scuola. E quindi io ho sempre apprezzato questo, sia da quando sono andato da ogni professore a dire guardi che, sia proprio nei corsi, perché ad esempio al teatro è un posto dove non importa chi sei, importa ciò che fai, come lo esprimi e come ti comporti con gli altri, come riesci a esprimere le tue emozioni e a far uscire la tua voce. E che la mia voce sia in un corpo maschile, in un corpo femminile o non lo so, ha poca importanza. L'importante è che io ce l'abbia e la faccia sentire. Questo è anche l'inclusività. Grazie. Grazie. Grazie Michael per questo bel messaggio, no? La voce occorre farla sentire. Non importa da chi arriva, ma occorre farla sentire, liberare e sprigionare le nostre emozioni attraverso il canale dell'arte. Diamo la parola alla preside. Allora, volevo... La includiamo! Allora, i miei docenti hanno accettato questo, che rispetto... Al fare scuola per me è una cosa che mi coinvolge così tanto
che quando si riesce a fare qualcosa di positivo, come oggi a portare qui Michael e a farlo esprimere, appunto, e mi emoziono. E quindi dico, per favore, accettate il fatto che io pianga. Volevo dire questo, che a proposito di quello che diceva prima Carla, no? L'importanza dell'ascolto, dell'accoglienza. Quando io ho fatto la stessa esperienza di Antonella, sono passata dal primo ciclo al secondo ciclo con l'idea che questi ragazzi e ragazze fossero grandi, arrivando da 10 anni di bimbi dai 3 ai 14 anni, ho pensato che fossi meno utile in una scuola del secondo ciclo, che il rapporto con i ragazzi sarebbe stato molto più distaccato di quello con i bambini, che era anche molto un rapporto fisico. Quando li incontravo nei corridoi mi abbracciavano, mi davano la caramella, insomma. E invece subito, come sono arrivata e sono arrivati i ragazzi e le ragazze a scuola, mi sono accorta che avevo sbagliato tutto, perché nonostante la loro età, e in realtà se pensiamo anche a noi adulti, il fatto di avere delle attenzioni, due parole, di dire ah, come sei carino oggi, ti sei messo questo vestito, ti sta molto bene, oppure vederli con un libro in mano e dire cosa stai leggendo, perché stai leggendo questo, cioè per loro l'attenzione dell'adulto in un contesto educativo è importantissimo. Infatti noi, Antonella lo sperimenta bene, a volte non abbiamo neanche il tempo, io dico, di lavarsi i capelli, però per gli adulti io in ufficio prendo l'appuntamento perché bisogna organizzarsela la giornata. Per i ragazzi, in qualsiasi momento abbiano bisogno di dirmi due parole, anche solo preside ce l'ho fatta, avevo l'interrogazione di filosofia e sono riuscito, e in quel momento dedichi quei due minuti, è veramente importante, perché sono lì per loro, e quindi questo essere lì per loro cerco di renderlo veramente tangibile, no? Il fatto che infatti quest'anno che ho la reggenza in un'altra scuola, moltissimi mi fanno notare che all'inizio sono stata un po' categorica per organizzarmi dall'altra parte, ho fatto tutti i martedì e tutti i giovedì fino adesso, non ero al Berti, però per una scuola grande come il Berti è stata una grossa mancanza, ma di presenza fisica, di presenza nei corridoi, che mentre passi dalla segreteria all'ufficio riesci a essere il riferimento per un sacco di persone, quindi è importante, cioè è importante esserci con le proprie fragilità, come questa dell'emozione, che non riesco proprio, non imparerò più, perché ormai ho detto 54 anni, non imparerò più, mi devo accettare. Grazie mille per questa occasione, Antonella, nonostante la fatica. Grazie Filomena. Allora, vi ringraziamo per averci presentato questo progetto, grazie a Filomena anche per questa emozione condivisa, e darei la parola adesso al Passoni. E quindi parliamo di un altro progetto, 7 artisti per Liceo Passoni. Ne parliamo con Dario Colombo, insegnante e coordinatore del progetto, con Emanuela Termine, insegnante e tutor del progetto, e poi con l'artista Enrico Giuliano. Benvenuti. Ci stiamo? Sì, magari scagliamo io e te. Sì, facciamo vedere il video e vi spieghiamo com'è nata questa esperienza. Ci fate bravissimi. No, è stata un'esperienza. Siamo nel cortile del liceo artistico Aldo Passoni, nella sede storica di Via della Rocca. Abbiamo da quest'anno, oltre alla sede di Via della Rocca e di Via della Cittadella, una nuova sede, quella di Via Pesaro numero 15. Ringraziamo ovviamente per questa concessione dei locali e per averci predisposti la città metropolitana. Abbiamo aumentato le classi e quest'estate, grazie ai fondi ministeriali del piano estate e ai fondi europei del progetto PON, siamo riusciti a
grazie anche a un'idea del professor Dario Colombo, che è stato l'autore di questo progetto, il coordinatore, siamo riusciti a coinvolgere 7 artisti noti nel campo non solo nazionale ma a livello internazionale, e a coinvolgere i nostri ragazzi, dei docenti che si sono proposti nel ruolo di tutor. È stata un'esperienza molto bella, molto significativa, e un modo differente di fare scuola che ha lasciato il segno in tutti noi. E i ragazzi che vi hanno partecipato sono ragazzi di seconda, di terza e di quarta, che hanno lasciato il loro segno indelebile proprio nelle aule, nella sede di via Pesaro. Adesso lascio la parola al professor Dario Colombo, che ha avuto questa bella idea, appoggiato ovviamente da tutto il collegio docenti, che ringrazio. Come ha detto la mia dirigente, quest'anno l'incremento delle iscrizioni ha fatto sì che Città Metropolitana ci concedesse degli spazi. Questa è stata un'ottima possibilità per i nostri ragazzi e per noi anche, perché io faccio parte tra l'altro dei tutor che hanno seguito i ragazzi in questa esperienza, di poter riqualificare e avere il supporto di 7 noti artisti, Daniele Gagliano, Pierluigi Pusole, Bartolomeo Migliore, Monica Carocci, Enrico Giuliano, Enzo Gagliardino e Luciano Gaglio, tra l'altro Luciano Gaglio è un nostro collega, di riqualificare, come dicevo prima, gli spazi a noi concessi con sostanzialmente la creazione di una bottega continua per 2 mesi, luglio e agosto, che ha visto veramente artefici di tutto questo gli artisti, i tutor, ma soprattutto i ragazzi. Hanno lavorato tutta l'estate per creare questi capolavori incredibili nelle aule, per poi accogliere i ragazzi nuovi iscritti. Aldo è stata una persona che ha insegnato tanto ai ragazzi e soprattutto tanto anche a noi colleghi. Io sono stato forse privilegiato ad averlo come collega, e ho imparato veramente tanto da lui dal punto di vista artistico e dal punto di vista umano. Quindi è giusto che la scuola, che il liceo abbia tributato a lui questo ricordo, essendo una galleria permanente in suo onore. Ferrara, che ha insegnato da noi per tantissimi anni, è stata un'icona e una colonna portante del nostro istituto, e abbiamo dedicato appunto questo corridoio grazie al prestito delle opere concesso dalla moglie Tiziana Lesina. Soprattutto ringraziare gli artisti che hanno lasciato un grande segno nella scuola, e spero che chiunque vi partecipi ad un prossimo progetto si possa divertire come noi ci siamo divertiti all'interno di questo.
un'occasione particolare quest'estate, che è stata quella di collaborare al progetto della scuola estiva per i 7 artisti. È stata un'esperienza molto interessante perché ho potuto vedere i ragazzi in azione direttamente, lavorare con gli artisti, entrare in sintonia con loro, percepire la loro poetica e nello stesso tempo anche collaborare con i compagni, soccorrersi, aiutarsi, motivarsi con un forte spirito empatico. Per i ragazzi è stata un'esperienza importante, hanno familiarizzato con altre tecniche, hanno dovuto agire in un contesto di problem solving, cioè delle difficoltà da risolvere per ottenere un risultato, imparando anche proprio dai loro errori, trasformare l'errore in qualcosa di costruttivo e positivo. Abbiamo vissuto la scuola come un ambiente dove esprimere noi stessi e si spera che la scuola sia sempre così. Un'esperienza importante, bella e formativa di veramente di alto livello per i nostri studenti, in quanto veramente hanno avuto questa occasione importante di lavorare con artisti bravi, artisti di calibro internazionale. Questo avere a che fare con gli artisti, poter lavorare insieme a loro e apprendere metodi, procedure dell'arte contemporanea, che altrimenti non è insomma facile da sperimentare, da accostare nella pratica didattica abituale, e quindi è stata veramente un'esperienza di grande impatto. Noi abbiamo visto questi allievi maturare e veramente acquisire molta consapevolezza riguardo quelle che sono anche i loro ideali di lavoro, di realizzazione futura. Sarebbe bella una scuola sempre così, tutto l'anno. Buonasera, io sono il professor Colombo e insieme alla professoressa Testa, alla professoressa Termina, alla professor Lucia, che non è qua presente, abbiamo attivato questo progetto che di inclusione, ma di inclusione perché si arrivava da un periodo tremendo, storico e sanitario. Eravamo appena usciti dal Covid, i ragazzi iniziavano poco a poco a riavvicinarsi l'uno con l'altro, ma soprattutto alla scuola. E quindi abbiamo deciso di preparare questo progetto coinvolgendo 7 artisti importanti. Lui è Enrico Giuliano, oltre ad essere un artista importante, anche un carissimo amico, che si sono resi subito disponibili, un progetto nel quale io ho creduto subito, però diciamo che 2 mesi, noi siamo arrivati in questa nuova struttura, non dico
sembrasse Beirut, ma poco ci mancava. Siamo entrati il 1° di luglio e abbiamo chiuso i lavori il 28 di agosto. Grazie a loro sette, ai colleghi che ho prima citato, ma soprattutto a 35 ragazzi che tutta l'estate si sono alternati nei vari gruppi, perché ogni settimana coinvolgeva un artista, e hanno fatto veramente un lavoro strepitoso. Loro si sono riappropriati dei loro spazi, noi siamo felicissimi di avere un'opera d'arte che accoglie sostanzialmente i ragazzi. Abbiamo creato questa bottega per 2 mesi e rimane un segno indelebile. Una scuola così è veramente è un piacere ed è un privilegio poterci lavorare. Adesso passo la parola a Enrico, che è uno degli artisti, che tra l'altro una delle stanze veramente che colpiscono di più. Grazie. Che dire, sicuramente ringraziare il Liceo Passoni per avermi ospitato in questo progetto e per l'ideatore, cioè grazie all'ideatore del progetto Dario e Colombo, grazie a Emanuela Termine, altra docente del liceo che mi ha affiancato nei giorni della realizzazione dell'opera, per cui come dire, è anche importante per un liceo avere due figure così, due docenti così che hanno veramente a che fare col mondo dell'arte contemporanea, lo vivono veramente. Che dire, a distanza di 2 anni adesso il ricordo è un po' sbiadito, ma non troppo. Voglio dire, l'esperienza la ricordo benissimo con i ragazzi, è stato, che dire, certo, molto interessante, sempre un dare e avere qualcosa in cambio. Oltretutto questo mi permette anche, come dire, adesso di avere un'aula intitolata, che non è poco, no? Raccontare in giro di avere un'aula che porta il proprio nome, vabbè. Come dire, è sempre un vanto. Bene, non aggiungo altro, ho sentito delle storie importantissime prima di noi, per cui non mi sento in grado di, come dire, aggiungere qualcosa di più importante. Chiudo con il ringrazio. Cosa hai imparato dai ragazzi? Perché i ragazzi hanno imparato tanto da te, ma tu cosa hai imparato dai dunque, ragazzi? All'inizio intanto c'è stata un po' di diffidenza da parte loro, perché sai, probabilmente era la prima esperienza, quindi non solo per me ma anche per loro. Per cui un po' di, come dire, di dubbio, di diffidenza su quello che si andava a fare. Però man mano poi ho notato che man mano che l'opera andava sviluppandosi nello spazio, a me piaceva, come dire, giustificare qualunque cosa si andasse a fare, da un segno sul soffitto piuttosto che sulla parete, piuttosto che un colore rispetto a un altro. Io lo motivavo, davo loro delle, come dire, li facevo ragionare, davo una motivazione razionale dietro quello che andavamo a fare, non era casuale, non era un gesto così improvvisato, no? E allora questo, come dire, questo li ha coinvolti veramente nell'opera, ci sono entrati davvero, perché hanno capito cosa stavano realizzando, l'importanza di quello che stavano andando a fare, ecco. Grazie. Grazie a voi. Ma io ricordo, intanto ringrazio ancora di nuovo Dario Colombo e la nostra preside Accardi Benedettini per avermi dato questa opportunità, non finirò mai di ringraziarli perché è stata un'esperienza meravigliosa. E poi io ricordo di quei giorni, io rimasi molto colpita, Enrico, dal modo in cui tu, dall'attitudine che tu hai sempre avuto nei confronti di questo progetto e degli studenti. Mi ricordo che sei arrivato quel giorno, il primo giorno, con 2 proposte e ci tenevi moltissimo ad ascoltare il nostro parere e a coinvolgere gli stessi studenti nel capire quale fosse la proposta più adatta. Quindi possiamo dire che il lavoro sia stato davvero site specific, nel senso proprio di creato appositamente per quello spazio, ed è stato un lavoro che ha accolto il contributo fattivo degli studenti, che non sono stati dei meri esecutori, sono stati veramente protagonisti in prima persona, hanno lavorato, si sono proprio spesi lavorando praticamente, l'hanno fatto loro questo lavoro, guidati ovviamente da Enrico Iuliano, che insomma aveva
un progetto ben poi ben come dire, sapeva bene cosa fare, però il percorso è stato sempre aperto, è stato sempre appunto disponibile ad accogliere quelli che erano poi i bisogni di chi quelle aule le avrebbe vissute, le avrebbe abitate. E poi posso anche testimoniare il fatto, visto che ho la fortuna di lavorare in quelle aule, di insegnare con delle classi che sono lì nella sede di Via Pesaro, che si sta veramente bene in questi ambienti. Sono diventati degli habitat, sono delle gallerie, sono questa sede è un po' un museo, mi piace dire, di arte contemporanea, ma ogni singola aula è diventata un habitat dove noi ci sentiamo veramente in uno spazio osmotico, che ci accoglie, ci dà qualcosa, noi diamo qualcosa a quello spazio. E davvero sarebbe bello se tutte le scuole potessero prendere forma in questo modo. Quindi come lo spazio può diventare inclusivo, no? Attraverso l'arte e la sperimentazione che i ragazzi insieme a voi hanno fatto, no? Possiamo sintetizzarla in questo modo. Grazie per questa presentazione. Grazie. Andiamo avanti, stiamo andando verso la parte finale, quindi abbiamo gli ultimi interventi di questo incontro di oggi, quindi chiamo sul palco Giovanni Ferrero, che è direttore della CPD, e Alberta Mazzone, che è responsabile del mondo scuola, sempre della CPD. La CPD è la consulta per le persone in difficoltà, è un ente del terzo settore che da più di 35 anni si occupa di disabilità, di inclusione e nell'ultimo periodo anche di fragilità cognitive e tanto altro, anche le nuove povertà. Io darei subito la parola a Giovanni, perché è molto importante un punto di vista più approfondito su quelli che possono essere le connessioni tra l'inclusione e l'arte. Per esempio, so che Giovanni ha un'idea molto precisa rispetto a degli elementi che ha già preannunciato, per esempio Francesco, quando parlava del fatto che all'interno della scuola ci sono dei presidi che teoricamente dovrebbero facilitare l'inclusione, tipo l'insegnante di sostegno, ma in realtà così non è. Per esempio, molto spesso l'unione che si fa tra arte e terapia. Ecco, di che volevi parlare, non riuscivo a seguirlo perché non è preparata questa domanda. Innanzitutto grazie, buongiorno per i pochi che siamo, ma dopo io posso dirti, perché dopo quello che ha detto Francesco ha detto un po' tutto quello che noi cerchiamo di mettere in pratica come consulta, no? Quindi dal lavoro alle scuola, qua è un'isola felice, voi lo sapete perché siete nel mondo della scuola, sapete che è un'isola felice quello che stiamo sentendo, raccontando, perché purtroppo noi ci occupiamo di scuola purtroppo quando non c'è inclusione, anzi più che inclusione non c'è appartenenza. Io metterei questa parola che non l'ha usato Francesco, però lui ha parlato di appartenenza, cioè far parte di un percorso, di una storia, della storia di quell'allievo o di quel compagno. E purtroppo non è così. Purtroppo è una scuola italiana dove veramente esclude, dove appunto c'è l'insegnante di sostegno e quindi la persona con disabilità, l'insegnante di ruolo dice c'è l'insegnante di sostegno, quando invece è il primo insegnante che deve accogliere l'insegnante di ruolo. L'insegnante di sostegno dovrebbe essere il pennello per il quadro, ecco, diciamo così. Il fatto di Francesco è un artista. E io credo che Francesco da artista quanto molte volte viene visto anche come il disabile che fa arte terapia, cioè il confine tra arte e disabilità è un confine purtroppo molto sottile. È facile passare dal valorizzare quell'opera perché è stato fatto da un disabile, ma poi quell'opera non ha niente, no? Oppure il contrario. Quindi non è facile, perché qua entra proprio la nostra psiche, il nostro modo di vedere le persone con disabilità come appunto poverini, e quindi è facile che un convegno, una persona con disabilità si dà 10 minuti a testa, la persona con disabilità parli anche 20 minuti, no? Allora io vado dal moderatore e dico scusi, ma il tempo? No. Come dire, guardalo, cioè è disabile, no? Cioè, e questo è quello che succede quotidianamente, ma è una società che parte dalla scuola.
perché io molto spesso vado a parlare nelle scuole e mi trovo insegnanti che veramente io poi non me le tengo e quindi dico allievi, non ascoltate lei. E allora l'insegnante mi guarda male, infatti non mi invitano più, perché c'è questa, anche questa voglia di portare la disabilità nella scuola senza avere poi anche la conoscenza di saperla portare, no? Perché bisogna parlare di disabilità, bisogna parlare di inclusione, invece bisogna invece parlare di appartenenza e quindi bisogna parlare di dialogo. Allora se l'insegnante, prima ancora di invitare qualcuno che parli di quell'argomento, inizia a capire che cos'è quell'argomento, allora e qua nasce poi il nostro progetto Mondo Scuola, ecco questo. Quindi non è facile, non è facile, perché anche quello che diceva Michael, non è facile, perché io ho 50 anni, 50 anni, e ovviamente per 40 anni, adesso non c'è più Michael, non c'è più, per 40 anni ho vissuto un modo di vedere l'essere umano che mi si diceva a scuola, la società, i giornali, no? Adesso il mondo sta cambiando, l'essere umano finalmente ha preso possesso della sua identità, no? E quindi c'è la libertà di poter scegliere chi sono, e non è semplice. Ho quindi ho due figlie femmine che ovviamente mi hanno loro fatto crescere, no? E quindi però mi sono avvicinato a, ho cercato di, in maniera di che quella storia che raccontava mia figlia di una sua compagna che poi è compagna un giorno, quell'altro giorno diventa compagna, quindi cambia nome a seconda del nome della persona che c'è anche, io all'inizio ho detto cos'è questa cosa qua? Cos'è questa cosa qua? L'ho vista un po' con lontananza, ma perché ho un condizionamento, tutti noi siamo condizionati. Quindi, però quello che io chiedo è che a scuola l'insegnante non è lì perché sa la storia. Cioè, io trovo assurdo che un insegnante sia lì perché sa la storia, l'insegnante di storia sa la storia, l'insegnante italiano sa l'italiano. L'insegnante è un altro ruolo. Cioè, io preferisco l'insegnante che la storia, anche se l'insegnante di storia, la storia la sa poco a poco, ma sa fare l'insegnante. E questo è il grave problema, secondo me, che c'è l'Italia. E quindi allora poi Francesco lo viene chiamato, non oggi ovviamente, ma io immagino che viene chiamato anche per fare un po' di greenwashing, no? Vieni Francesco, facciamo vedere che facciamo un po' di disabilità. Senza, Gratis per di più. E poi gratis ovviamente, per c'è questa cosa qua, ma c'è sia per le persone con disabilità anche perché si tratta del tema di disabilità. Molte volte vengono da noi enti pubblici, enti privati, vogliono fare dei progetti anche di accessibilità, di ristrutturazione, però qualsiasi cosa, no? E poi dico, qual è il budget? Perché voi costate, cioè voi come ente, no? Perché disabilità è sempre inferiore, cioè Francesco non farà fatica a riuscire a fare in maniera che i suoi quadri entrino in galleria, perché è molto, diventa popolare perché le persone, noi siamo quelli che applaudono in televisione, che vedono un cantante in carrozzina che canta male, però è un disabile tutti in piedi con la lacrimuccia. Questo noi siamo, questi, no? E quindi Francesco è facile che diventa popolare tra la gente, però poi quando si entra un po' nel gota, no? Dell'arte, dicono, cavolo, senza braccia e senza gambe, mettiamo i suoi quadri nella galleria, ma voria mai. Quindi questa è la società di oggi. Poi possiamo dire, bravissimo Alberti, anche se mia figlia è andata via da Alberti, ma questo era anni fa, no, ma è una battuta. Possiamo parlare perché non c'è più nessuno del Berti. No, non c'è più nessuno del Berti, quindi l'ho detto apposta. No, no, però chiudo e basta, no, ma era... ok. Non è facile, però. Non è facile. Non è facile, sfondi sicuramente una porta aperta. La scuola che vorrei è nata in un mio momento di sconforto, in cui a scuola mi sentivo stretta in uno schema che appunto non riconoscevo. E da insegnante, prima, nei tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ho lavorato in ICP, sono andata nella scuola carceraria, ho visto tante cose che non andavano e quindi ho detto da qualche parte bisogna iniziare.
ho organizzato dei convegni anni fa nella scuola dove ero, che era una scuola dove arrivavano ragazzini stranieri che nessuna scuola limitrofa accettava, pluriripetenti, e abbiamo affrontato una sfida che è stata molto importante perché mi ha fatto crescere come persona e anche professionalmente. Sono poi arrivata a questo ruolo e ho cercato di dare il mio contributo come posso e come riesco, con tanti ostacoli, perché è un percorso d'ostacoli, come lo è quello delle insegnanti in classe che ci credono veramente. Si scontrano con dei pregiudizi, si scontrano con degli stereotipi, e quindi non è semplice. Però, appunto, vi dico, la scuola che vorrei è nata proprio a maggio dell'anno scorso, in un momento di forte crisi all'interno della scuola, in cui proponevo delle cose che sicuramente sono scomode e continuano ad esserlo, che in cui, come dire, mi ritrovo con delle resistenze forti, ma credo che si debba partire e continuare, e che gli ostacoli fanno parte della vita. E come insegno ai ragazzi quando entro nelle classi a salutarli a inizio anno, io dico: ogni classe è una squadra, e la squadra è vincente se va avanti senza lasciare nessuno indietro. E questo non è semplice, non è semplice, ci vuole molta formazione in tutti i ruoli. Scusa se ti interrompo, perché poi volevo dire tre cose e poi alla fine, ma questo è vero, cioè nel senso, noi facciamo molta formazione perché siamo accreditati per dare i crediti minori eccetera sulla didattica inclusiva, e stanno aumentando ma tantissimi insegnanti, eh. Quindi no, adesso un mondo sta cambiando, e poi credo che il video che farà vedere Alberto e Alberta sarà un altro Isola Felice, ma un'Isola Felice di tante scuole torinesi. Quindi cioè, io non volevo fare il pessimista, sto dicendo che anche noi, per esempio, un consiglio che ti posso dare è la prossima volta che fai questi incontri, ma scegliamo una location accessibile, cioè nel senso accessibile, perché Francesco prima di qua ha fatto il giro, entrato, ha girato a destra ed è entrato là dietro, cioè è entrato nella cioè, perché lo so, conosco bene i 5 direttori, e il palco non è accessibile. Ecco, anche noi, le nostre scelte che facciamo quando andiamo a prendere un caffè in un bar e vediamo che c'è un gradino, chiediamo: scusi, c'è la rampa? Così iniziamo a rompere le palle, no? In senso buono, perché questo vuol dire appartenenza, perché inclusione è facile dirla. Appartenenza vuol dire che Francesco oggi fa parte della nostra storia, quindi per chi non ha mai avuto possibilità di conoscere una persona con disabilità, oggi lo si conosce, e quindi allora se lui fa parte della mia storia io posso fare qualcosa. E quindi allora se tutti noi facciamo quel poco, allora diventa più facile, ancora più facile di quello che stiamo dicendo, non è così facile, però può essere più facile. Allora, visto che ormai siamo rimasti in pochi, chiuderei con Alberto, ma prima di far parlare Alberto, farei vedere questo, esatto, video della giornata dedicata alle scuole che ha chiuso il ciclo degli eventi della CPD in occasione del 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità, che si è tenuto al Palazzetto dello Sport, dove c'è stata anche la presenza di Francesco Canale, e facciamo vedere prima il video, così vi rendete conto di questo evento, che in realtà è uno dei più grandi eventi che si tengono a Torino durante l'anno e probabilmente anche in regione, insomma anche a livello nazionale, perché c'erano quasi 4.000 alunni delle scuole torinesi e non solo, e della regione, di ogni grado, e guardiamo questo video. Sì, ma non fare il suggeritore, adesso guardiamo il video. No, we'll be right back.
Ecco qua. Anch'io mi emoziono come la preside di prima, anche a rivederlo a distanza di pochi giorni. Io penso che questo è quello che ci dobbiamo fare nel futuro, cioè continuare a sperare, continuare a dare dei messaggi concreti. Questo evento arriva una volta all'anno, ma è costante nel tempo. Sono oltre 25 anni che la CPD propone questo evento per le scuole di ogni ordine e grado, e in quell'occasione si tocca con mano che cosa vuol dire non avere barriere, non solo fisiche, perché lo sport tra l'altro è un'arte ed è accomuna tutti. Abbiamo visto, come avete visto, city volley, danza in carrozzina, basket carrozzina, ma fatto da normodotati che si sedevano in carrozzina. C'era l'HB Basket e la squadra di Basket Torino, quindi la prima squadra di Torino, si sono messi sulla carrozzina e come abbiamo provato noi a disegnare con un pennello in bocca, loro si sono trovati spiazzati, perché in realtà è difficile, ma quando lo vivi poi ti rimane quella sensazione che da una parte tutto è possibile, quanta fatica ha fatto l'altro nel fare un'azione che invece sembra facilissima, perché hanno giocato poi quelli di HB Basket, cadevano per terra con la carrozzina, si rigiravano, si ritiravano da su da soli. Per i bambini è stato un'emozione e un momento di sensibilizzazione fortissimo. Ecco, dobbiamo dare esempi, dobbiamo continuare a crederci e a portare come insegnanti i bambini a questi eventi dove veramente possono vedere che si può fare, che come diciamo sempre in CPD, la disabilità sta negli occhi di chi guarda, ma se continuiamo a rimanere bambini non la notiamo. E quindi io posso solo ringraziarti, perché sei ferma e credi in quello che fai. Io sono una tua sostenitrice sotto questo punto di vista e vorrei venire in tutti gli eventi a raccontare che è tutto possibile, ma la differenza la facciamo noi portando poi ai bambini la possibilità di vedere, di vivere queste emozioni che fanno poi la differenza quando saranno gli adulti del domani. Ecco, mi sento di dire venite tutti, i pochi che ci sono, il Berti, il Passoni, il prossimo anno vi aspettiamo al palazzetto. Abbiamo avuto la differenza dall'anno scorso e quest'anno, avete visto i numeri, è stato che se all'inizio venivano classi diverse, quest'anno abbiamo avuto istituti interi che hanno chiuso e sono venuti all'evento. Ci sono state scuole, l'Istituto Cena di Torino ha portato 377 allievi, quindi hanno chiuso e sono venuti da noi, così come sono stati istituti da settimo, sono venuti 270 allievi, quindi insegnanti che di la scuola che ci crede e che porta un vero messaggio di inclusione e di uguaglianza, chiudendo la scuola per portare i propri allievi ad assistere a momenti come questo. E noi come CPD vogliamo continuare a portare all'interno dell'anno non solo un evento spot e non solo la formazione che facciamo comunque agli insegnanti, ma continuare a sensibilizzarli portando ulteriori iniziative alla loro attenzione. Quindi grazie di averci ospitato e di averci dato modo di raccontarlo. Grazie a voi veramente per questo importante messaggio, ma soprattutto per questa testimonianza concreta e questi spunti di riflessione critici, di critica, ma di speranza, assolutamente. Grazie. E ringraziamo tutti voi per essere rimasti qui e aver partecipato, e anche la nostra Giulia, fotografa, un bel ringraziamento anche a te. Grazie.